Alfieri, lei ha detto, ammesso che è una campagna complicata, ecco, temete che l'effetto nazionale possa incidere troppo a livello regionale? No, io penso proprio il contrario, che la campagna delle regionali con un candidato forte come Giorgio Gori possa incidere positivamente anche sul nazionale, per la prima volta trainare il PD anche a livello lombardo, perché è partito per tempo, ha studiato, ha proposte concrete, poche proposte per tutta la Lombardia e molte proposte per i singoli territori. Sono convinto che Giorgio Gori ci porterà a vincere in Lombardia insieme ai tanti candidati che hanno deciso di mettersi in campo con passione e entusiasmo. I sondaggi, vabbè, non vanno visti, però dice Gori sta recuperando. Che sensazione avete? Cioè, lo dite guardando delle cifre oppure anche andando tra la gente? No, noi facciamo le nostre rilevazioni, vediamo le tendenze, non credo ai sondaggi, ma le tendenze dicono che Gori sta accorciando la forbice nei confronti di Fontana. È un candidato forte, credibile, che parla a un mondo che va oltre il centro-sinistra, e questo ci dà molta fiducia di poter fare una bella campagna elettorale. Finita la fase delle polemiche, adesso si lavora pancia a terra per andare a vincere. Le polemiche continuano a livello nazionale, ieri c'è stato questo botta e risposta tra Prodi e Grasso, oggi è intervenuta anche la Boldrini, ha detto che non va sottovalutato Renzi nel fatto che non voglia, diciamo, unire il centro-sinistra. Lei come vede questa disputa? Io dico che noi siamo concentrati in Lombardia e, come dicevo prima, penso che la candidatura di Gori, che parte dal centro-sinistra e parta a un elettorato più ampio, possa trainare anche il PD del Lombardo a fare un ottimo risultato alle elezioni politiche. Una campagna. Prego. Anche oggi Gori ha rimarcato il fatto che Fontana si sta sottraendo ai confronti diretti. Questo per voi può essere un vantaggio? Voi su cosa puntate questa campagna elettorale? Fontana fugge, giudicheranno i cittadini lombardi che così non sanno, l'unica proposta che sanno di Fontana è che ha delle idee un po' strane sul tema della razza bianca, diciamo che nel 2018 è un po' in difficoltà a capire che la società si è evoluta. Per il resto facciamo fatica a capire quali sono le proposte di Fontana. Se venisse ai confronti con Gori magari sarebbe più facile capire, anche utile per i cittadini lombardi per poter scegliere. L'esclusione della campagna elettorale di Gori, non so se l'avevate già annunciato, come si concluderà, dove si concluderà? Cioè l'evento proprio conclusivo della campagna elettorale? L'ultima settimana a tappeto in tutti i comuni capoluoghi della regione ci sarà un'iniziativa di chiusura di Giorgio Gori, quindi a breve ci saranno anche le date esatte, però tutti i comuni capoluoghi verranno toccati. Beh, noi vogliamo una campagna molto lombarda, concentrata sui temi lombardi, con i lombardi. Abbiamo una classe dirigente che è cresciuta, da Beppe Sala, sindaco di Milano, ai sindaci dei comuni capoluogo, alle persone che qua si sono spese, alla guida del partito, alla guida delle amministrazioni locali. Quindi io penso che abbiamo una classe dirigente autorevole e non abbiamo bisogno di aiuti esterni. Se dovesse connotare la squadra presentata oggi, come la definirei? Una squadra competente, autorevole, con figure importanti del Partito Democratico, ma anche con dei segnali di apertura alla società civile. Quindi un mix giusto, un equilibrio giusto fra società civile e persone, classe dirigente del partito. Su EMA invece? Speriamo di poter riaprire la partita. Difficile, in salita. Però se c'è una speranza, noi siamo convinti, anzi straconvinti, che la proposta di Milano fosse molto meglio di quella di Amsterdam, il dossier parlava chiaro e infatti le difficoltà si vedono. Se c'è un minimo spazio proveremo a perseguirlo fino in fondo. Siete impegnati anche per la raccolta firme di Più Europa, come sta andando? L'altro giorno Gori aveva detto manca un po' che centinaia di firme. Lavoreremo perché la lista Più Europa sia a fianco a noi anche alle elezioni regionali, perché penso che possano portare un contributo di passione, di entusiasmo nella campagna. Con Gori non temete l'effetto che è successo con Ambrosoli 5 anni fa, che Milano città lo votò, poi però fu una debacle nel resto della Lombardia? Non temete un po' questo effetto? Motivo per cui Gori sta girando soprattutto fuori dalle città capoluogo, sta battendo palmo a palmo. Ad esempio sarà con me nei comuni dell'Alto Varesotto martedì 6 febbraio, faremo proprio a tappeto i piccoli comuni dove evidentemente rispetto appunto al 2013 abbiamo accumulato quella distanza che non ci ha permesso di vincere allora.